In questo video ti spiegherò come avere sempre a portata di mano delle piante aromatiche da utilizzare in cucina, come ad esempio un'erba cipollina, dell'alloro, della menta o del rosmarino. Scopriamo insieme come fare. Benvenuti nella Sime House. Sotto questo bellissimo limoneto di casa nostra, oggi inizieremo a creare questa fioriera con aromatiche. Per l'occasione io ho scelto delle piante che possono servirci in cucina, quindi erba cipollina, del rosmarino, ho scelto sia quello prostrato che quello eretto, dell'alloro, quindi per la carne, della menta per i cocktail, poi c'è dell'origano e della salvia. Vediamo insieme come fare. Per l'occasione io ho scelto un tavolo di coltivazione di elo. In questo tavolo possiamo coltivare sia delle aromatiche sia delle piante da orto, delle insalate, dei pomodori anche, delle melanzane, peperoni, peperoncini verdi, quindi possiamo utilizzarlo sia per l'uno che per l'altro. Il substrato di coltivazione che andremo ad utilizzare per questa fioriera sarà per prima cosa uno strato di argilla che servirà per gli incavi dei piedi del tavolo di coltivazione e per creare drenaggio. E poi utilizzeremo un terriccio Bioton, che è un terriccio per orticole, quindi un terriccio al cui interno troviamo dello stallatico e del compost maturo di alta qualità. Mettiamo insieme un po' queste cose. Questo è il primo strato della fioriera. L'acqua, quando verseremo l'acqua, defluirà da questi piedi, quindi i piedi sono forati. Per questo andiamo a inserire argilla. Il terreno potrebbe creare comunque un tappo. Adesso iniziamo a inserire la sostanza, iniziamo a inserire il terriccio. Facciamo prima se facciamo così, no? Qua. Cercate di, se si presentano dei grumi, cercate di uniformare la composta. Questo è un sacchetto da 45 litri. Con due sacchetti ce la facciamo, quindi 45 e 45 sono 90 litri più una ventina di litri di argilla. Questo invece è il compost vegetale, quindi è un prodotto di origine organica, di origine vegetale, che andrà ad arricchire il substrato ancora di più. Mixiamolo bene, creiamo questa bella composta soffice per le nostre aromatiche. Adesso possiamo inserire le piante all'interno della fioriera. Questa è un'erba cipollina, come vi dicevo già anticipatamente, io sto andando ad inserire delle piante che realmente ci possono servire in cucina. Erba cipollina la possiamo utilizzare anche all'interno dell'insalata o vicino a delle pietanze comunque con la carne. E poi una pianta non è un'aromatica che è una stagionale, al termine magari della stagione estiva, autunnale, seccherà, rispunterà poi l'anno prossimo. Quindi ho scelto tutte piante che saranno sempre con noi. Bisognerà poi potarle durante il periodo autunnale-invernale. Questa è una menta, la inseriamo nell'angolo qui. Poi dopo potete anche divertirvi nel prendere delle palettine e inserire nomi. Magari qualcuno può dimenticare, può capitare di dimenticare il nome della pianta inserita. Con le palettine avrete sempre a disposizione il nome. La salvia che cresce un po' di più la posizioniamo dietro. Qui invece ho inserito l'origano. L'origano ha questo portamento un po' basso ma anche leggermente prostrato. Quindi l'abbiamo inserito qui. Poi dopo possiamo anche coprire la superficie, se non ci piace vedere il terriccio, con del pietrisco, magari lo rendiamo ancora più carino. Rosmarino, io prima gli ho detto sia quello prostrato che quello eretto, però mi sono sbagliato perché ho preso due eretti, quindi ne inserirò uno soltanto. Magari lasciamo anche un po' di spazio per aggiungere qualcosa successivamente. Tutte le essenze alte le inseriamo alle spalle. E poi c'è l'alloro. Anche questo è comodo in cucina.
per una pietanza di carne, sicuramente avere dell'alloro disponibile sul terrazzo o in giardino è una buona cosa. E poi lo potiamo. Quando ci serve un pezzettino di alloro, lo potiamo e da lì poi spunterà sicuramente una nuova ramificazione. Adesso magari può sembrare spoglia, può sembrare un po' vuota. Avere una fioriera subito pronta con 10-15 aromatiche non è sicuramente funzionale per il dopo, per il futuro. Dobbiamo dare il tempo e lo spazio necessario alle piante in questione per far sì che possano crescere libere. Quindi col tempo vedremo che compatteranno tutto lo spazio a disposizione. Magari possiamo inserire un po' di basilico. Adesso non ci resta che bagnare ed esporla al suo posto. Io vi consiglio una zona parzialmente soleggiata.